Brahms era uno dei più grandi della musica romantica e della sinfonia dopo Beethoven. E Dvorak è stato un grande ammiratore di Wagner e si sente, sì, quando è stato giovane, veramente di Wagner e si sente in questa musica, ma poi è divenuto un gran amico di Brahms e Brahms ha anche aiutato molto a fare conoscere la musica di Dvorak e si sente questa similità anche nella struttura delle due sinfonie. Che è conosciuto come uno dei grandi compositori, senza dubbio, ma delle sue sinfonie è solo la nona, From the New World, che è suonato dappertutto e ogni anno, ma gli altri un po' meno, quindi è vero che qui a Catania non si è fatta da 20 anni.